Allora amici, rieccoci, buona serata a tutti. Cinque ospiti come sempre qui sul parterre di Molise TV in questa domenica, è sempre domenica e le nostre domeniche in genere sono frizzanti. Sento un cicalino? Stia comodo. E il suo telefono? È la sveglia. E allora qua siamo svegli già, quindi non abbiamo bisogno. Allora lasci stare. Faccia pure suonare di tanto in tanto, avvocato, non si preoccupi. Ma farà così per tutto il resto della serata? Ah, per un paio saremo in buona compagnia. Allora, amici, insomma, qualche cosa però deve succedere, eh? Va bene. Vediamo un po' come poter fare, aspetti un po'. Antonio della regia, se ci puoi dare una mano, pure per spegnere le sveglie qua. Allora va bene, adesso così va bene, è andato, tu non la sai spegnere, bisognava buttare il telefono per terra. Allora, buonasera bis amici, abbiamo iniziato subito con un fuori programma, che avevo pregato di chiudere il telefono ma non le sveglie, perché giustamente ha detto che le sveglie non ce l'ha detto e quindi le sveglie potevano rimanere accese. Allora, torna Michele Carroccia, buonasera Michele Carroccia, Buonasera. questo giovanotto biondo che è al suo fianco. È il dottore Dentizzi che si occupa di giovanotti di una certa età. È vero, Mino? Certo, giovanotti, ottantenni, novantenni. E mo la vita si è allungata. Grazie anche a te e a quelli come te che effettivamente con il loro impegno, con la loro professione, concorrono ad allungare e a far star bene poi alla gente, perché se uno li fa soltanto campare e male, penso che non sia un piacere. Ritorna anche l'avvocato Gianluigi Ciamarra, Buonasera. eccolo qui, buonasera avvocato, dopo che in settimana c'è stata una bella iniziativa di Italia Nostra qui a Campobasso con un concorso, anzi con una esposizione fotografica, vero avvocato? Sì. Bene qui. Abbiamo richiamato Franco Palladino come ripetente perché la settimana scorsa è venuto e non abbiamo fatto in tempo a vedere un po' il suo materiale fotografico, era bello, mi stava a cuore in qualcosa in modo particolare e allora cortesemente lo abbiamo cooptato anche in questa circostanza. Bentornato Franco, quindi Grazie, buonasera a Franco tutti. quarto, tu sei o Franco primo perché c'è un altro Franco alla tua che mano, quella è la sinistra, vero? Sinistra. E Franco Pietrunti, ciao, il più giovane di tutti, ma guardate che capigliatura! Bellissima ancora, presidente dell'AMA di Campobasso, ma questa società straordinaria che organizza, tra l'altro, la Tappino Altilia che a settembre ci regala una magnifica giornata. E poi sono così fortunati, più di quelli della Virtus, che esce sempre una giornata meravigliosa, per cui noi ci possiamo godere la gara e poi ci facciamo trovare. Mentre loro corrono, smazzano per 21 km e mezzo circa, vero? Ecco, è mezza maratona. Noi ce ne andiamo in macchina, ci mettiamo lì nel magnifico anfiteatro e vi aspettiamo. È vero? E ci divertiamo, anche perché poi abbiamo anche delle belle immagini di Altilia, questa volta col drone, vero? In alto, poi le vedremo. Allora, amici, benvenuti, eccoci qua. Michele Carroccio, come andiamo? Hai studiato sta settimana? Mai Se non studi mai, c'è da dire che grazie a Michele Carrocci ho conosciuto due borghi bellissimi del Molise. Michele, li vogliamo ricordare? Che poi magari parliamo. Castel Velocissimo. Pedroso e Sant'Angelo in Grotte. Magnifico, nella parte alta ho conosciuto due angolini deliziosi della nostra regione. Tirava un bel vento frescolino, però sono stato così felice. Mentre il dottore Dentizzi nel suo lavoro è costretto a fare un po' il postino. Sì, forse ripigliando un po' la professione anche di mio padre che lavorava alle poste, vado in giro per le case a fare visite alle persone anziane e giro un po' per tutto il Molise sostanzialmente. È un lavoro anche impegnativo, cioè non è più un lavoro di ufficio. A proposito di postino, noi abbiamo un postino vero a riposo che è Franco Pietrunti, che l'ha fatto per tanti anni ed è stato sempre un postino ben voluto. Professore di lettere antiche e cartoline postali.
E cartoline moderne. Io ricordo fra te e Antonio Colitti, sì, vi contendevate proprio la leadership del postino più simpatico, sì, e affettuoso, perché poi, vabbè, voi avevate anche amicizia con lo sport e quindi incontravate sempre tanta gente. Allora, Franco Palladino ed altro. Allora, io volevo iniziare, e noi in genere apriamo sempre questo salotto domenicale con un pezzo musicale, una clip molto breve. Questa volta, amici da casa, e ovviamente ai miei ospiti graditissimi ed eccellentissimi, invito a prestare un po' di attenzione, soprattutto all'interpretazione di questo straordinario personaggio napoletano. Perché a Napoli sono tutti attori, ma ce ne sono alcuni che sono bravissimi, potrebbero quindi andare nei grandi teatri. Questo è anche l'autore di una poesia particolare che sul web sta avendo un successo straordinario. Padri e figli, ve la... Eccola qui, un'altra volta sta poesia. Padri e figli, seguitelo con attenzione. Dura questa clip 1 minuto e 20. Recitati in napoletano e noi molisiani siamo capaci di decifrarlo facilmente e di appassionarci. Seguiamo un po', manda un po' questa clip. Nel frattempo metteremo a tacere anche la sveglia. Perfetto. Senta, amico mio, dicevo, lei è poeta, sì, questa trasmissione si chiama Il senso della vita, vuole dedicarci un passo. Sì, sono contento. Prego. È una poesia che si chiama E figlie. Mio padre, marit caupat, larit, che i figli se passano in suono. Adesso capisco perché si mi passa, ma pare che mi mette scuorno. I figli si dormono, non ponne sapere se il padre può se l'ha vasato. Quando ero guaglione, io desideravo questi gesti d'affetto a papà. Lui, condizionato le dette del padre, non è riuscito a mi fare. Aspettavo che papà mi veniva a basare, quando in notte sono stato scettato. Poi quando veniva, fingeva di dormire. E non mi poteva abbracciare, tenevo paura che se mi scoprivo, poi non mi veniva più a guardare. I figli si dormono, non possono sapere se il padre possa la vasata. Mio padre, marito da un padre, la rita che i figli se vasano in sonno. Però certi detti, sono detti sbagliati, è inutile che ci gira attorno. Io sono stato figlio, ma mo sono capato. Sti cose mi sono mancate. Perciò, non aspetta che vanno a dormire. Io e i figli, mi base sciatato. Allora, questa bella clip, molto spontanea, eccezionale, e insomma sulla quale c'è anche un po' da rifletterci. Dottor Dentizzi, i figli si baciano o no nel 2015? Ma sì, penso di sì. I figli bisognava baciarli nel 1950 e bisogna continuare a baciarli nel 2015. Ma soprattutto io credo, visto che io mi occupo di persone molto anziane, i figli dovrebbero baciare, i figli e i nipoti dovrebbero baciare gli anziani, perché poi a una certa età, 70, 80, 90 anni, si ha bisogno più che di baciare, di essere baciati. Mm-hmm. Perché è importante sentire l'affetto delle persone che si è cresciuto, che si è contribuito ad educare, a cui si è voluto molto bene. E a una certa età è importante sentire che tutto quello che noi abbiamo dato ai nostri figli, ai nostri nipoti, ci viene ricambiato. E certe volte basta un semplice gesto, una semplice carezza, un semplice bacio per sentirci felici. Io dico sempre che io stesso, quando visito un anziano, cerco di toccarlo, non solo per visitarlo, cerco di farci una carezza, di prenderlo per mano, eccetera, perché spesso l'anziano ha vergogna del proprio corpo, perché sente che il proprio corpo è vecchio, che forse non può piacere agli altri, ma se noi lo tocchiamo, lo mettiamo a proprio agio, gli diamo la garanzia che può ancora stare bene e può ancora continuare a piacere. Franco Pietrunti, tu sei anche un poeta in vernacolo e anche in maniera non professionale, passionale. Si è sentito un pochino questa recitazione, in effetti che cosa ti ha portato a pensare? Mi ha portato a
va bene. Franco, un minuto soltanto, abbiamo un problema al tuo microfono che devono sistemare. Vado avanti io con Michele Carroccia, perché quello Michele se lo porta da casa il microfono, se l'è fatto come si chiama. Allora, anche a te Michele, velocemente un contributo sull'argomento. Ma io credo che adesso non per così, ma c'è poco da aggiungere, qui il dottore ha sintetizzato bene questo disagio degli anziani, insomma, che hanno bisogno naturalmente di maggiore affetto rispetto a qualsiasi persona che è più giovane, e quindi praticamente l'attenzione deve essere maggiore, e questo lo si deve fare, e poi quando uno lo sente lo fa, e quando uno purtroppo non lo sente non lo fa, ed è la realtà un po' che viviamo tutti i giorni, insomma. Sì, solo perché una volta c'era così una corrente di pensiero che voleva praticamente così accreditare che i figli durante la giornata così andassero così, fossero trattati in maniera un pochino così dura, mentre soltanto la notte si poteva così essere più teneri nei loro confronti. È vero Franco, adesso che ti hanno dato un altro microfono? No, però io per esperienza familiare non era così a casa nostra, perché anche se il papà dopo 10-12 ore di lavoro veniva la sera, ci trovava sempre tutti svegli, c'era un'altra impostazione della famiglia, si mangiava tutti insieme. Quanti figli eravate voi? Noi eravamo sei. Sei, due, otto, quindi, però quando, diciamo così, erano questi momenti veramente la formazione della famiglia, perché tra i genitori e i figli, è vero che abbiamo avuto mia madre usava la cucchiarella, insomma, non solo tua mamma, la usavano molte mamme. però io devo dire, li ringrazio per quello che ci hanno dato, perché ci hanno insegnato. Franco Palladino, tua mamma la usava la cucchiarella? No, era il battipan, era il battipan, lo strumento di. Ti inseguiva con la... reggimento, nel famoso battipanni quello di legno a forma di cuore. No, quello a forma di cuore, però sì. Non era troppo tenero. Non era troppo tenero, sì. Avvocato Ciamarra, ci faccia sapere pure il suo pensiero. Lei ai figli li ha baciati, li bacia? C'ha questo rapporto così anche visibile? Sì, no, abbiamo un colloquio stretto con mio figlio, però ritengo che un po' di severità, un po' di autorevolezza non guasti mai. Quindi non castighi, però insomma bisogna mantenere il rapporto padre-figlio un po' come lo si intendeva in passato. Sono contrario in pratica all'amicizia tra il genitore ed il figlio, un'amicizia così un po' esasperata. Va bene, allora abbiamo iniziato proprio con questo. Allora, io nell'arco della settimana si sono così succeduti una serie di avvenimenti simpatici, per fortuna, siamo arrivati quasi alla conclusione dell'anno, Premi CONI 2015, Premi CONI sono così la massima onorificenza sportiva nazionale e poi regionale, e tra gli altri è stato premiato anche Franco Pietrunti come presidente dell'AMO, sì. Proprio per la manifestazione in modo particolare che fate in settembre? Sì, in particolare per la manifestazione di settembre, per tutte le iniziative che in 32-33 anni abbiamo preso, insomma, alcuni anni fa arrivava la Fiaccola della Pace, oltre alla Tappina Altini organizzavamo la Vivi Città, e poi ancora oggi ci occupiamo di... abbiamo una Olus a Malindi, quindi durante l'anno... poi... Quante edizioni avete fatto della Tappina Altini? 32, l'anno prossimo sarà un numero particolare, 33. E speriamo che di proseguire su questa strada. Vediamo qualche immagine, sì, dalla regia... Sì. Va vai Franco, non della Tappino Altilia. Ma sì. Uno sport intendo uno sport pulito. Ecco qua. Uno sport privo di fronzoli, e lo sport vuole assolvere a questo compito. Noi cominciamo a trovare un piccolo spazio e speriamo che questo nel tempo, indipendentemente dal risultato tecnico, perché
su tante persone che praticano l'attività. Va bene, allora il presidente regionale Guido Cavaliere, una sala bellissima per quanto concerne soprattutto la presenza di quel pannello di Domenico Fratiani, molto bello, sì. In cui una pezzatura ancora più grossa è al Foro Italico di Roma, e, però è un pochino troppo piccolo, devo dirlo pure a Franco Palladino, sì. Che è stato uno degli organizzatori, che forse dato quell'avvenimento ci voleva una sala più grossa, Franco. Sì, le esigenze di accogliere tutti gli ospiti spesso sopra, diciamo, sono, vengono un po' sminuiti da questo aspetto, però so che il presidente Cavaliere ci tiene molto a restare nella sua location, e quindi si sta un po' stretti, ma si sta caldi, sì. Va bene, allora qui ci sono alcuni premiati, poi avremo seppure Bax che premia. Bax però non è premiato, ma è uno che ha premiato. E c'è anche il delegato provinciale, ecco qua, c'è cioè il mio Domenico amico Fratiani. Domenico Fratiani assieme a Tony Oriente del Nuoto, poi anche... Anche queste categorie, Franco Palladino, questo ormai trovano spazio. Questo è Pompeo, è uno dei ragazzi che si è salvato dal terremoto di San Giuliano di Puglia. Si è salvato. Perciò è rimasto... Sì. È campione italiano del Paralimpico, quindi sta intraprendendo una carriera agonistica. Oltre a essere anche bravo agli studi, perché... L'anno scorso, per 2 anni di fila, lui ha vinto la borsa di studio messa in bando da Giocagiò, la ditta Giocagiò, una borsa di studio che viene assegnata allo studente atleta miglior classificato, fra una media dei voti scolastici e una media, diciamo, attraverso un regolamento che il CONI ha stilato come punteggio sportivo. E Pompeo Barbieri l'ha vinto per 2 anni consecutivi. Bene. Complimenti, e anche perché lui viene fuori da una situazione drammatica, sì. Perché la cosa è raccontarle queste cose e una cosa è viverle, poi sono state ben diverse. Il caso che lo rivediamo, ci ricordi anche il nome di questo giovane Franco? Pompeo Barbieri, eccolo qui, lo ricordiamo e ricordiamo poi tutto il resto, almeno per un attimo, però, perché è il caso sempre di ricordare le cose senza avvilirci più di tanto. Allora, caro Michele Carroccia, non hai studiato, però dove siamo andati? E te ce lo vuoi ricordare quel posticino? A Castelpedroso, nel borgo di Castelpedroso, e Sant'Angelo in Grotte. Oh, ma Sant'Angelo in Grotte non è una frazione di... Santa Maria del Molise. E noi abbiamo visto una chiesetta meravigliosa. Però fu cambiato, praticamente il centro storico vero è diciamo, il sito più antico è Sant'Angelo in Grotte. Poi praticamente nell'Ottocento fu aggregato Sant'Angelo alla Santa Maria del Molise. Comunque, diciamo, sono posti stupendi, perché anche Santa Maria giù, insomma, c'è la presenza di quelle acque, i mulini, quel bel laghetto praticamente artificiale, contornato da una presenza arborea straordinaria, ben tenuto, insomma, con una veduta spettacolare anche del Matese. Però Sant'Angelo è un posto veramente è un posto straordinario, non a caso qualche asceta, io già l'avevo scritto 20 anni fa, forse scelse non a caso quella grotta sul pellegrinaggio per andare a Sant'Angelo, a San Michele, insomma. E una volta stando a Sant'Angelo si può andare anche a Castelpedroso, che è vicinissimo. Anche se praticamente il documento più antico riguarda praticamente la presenza di quella grippa della quale... Poi la faremo vedere la prossima volta, perché 1300. Adesso abbiamo fatto soltanto un lancio. Siamo a 900 metri oltre sul livello del mare, quindi si domina tutta la vallata, e di fronte ci si staglia tutto il Matese. Bene. Si vede Campobasso, Ferrazzano. Abbiamo visto veramente uno spettacolo meraviglioso, era un pomeriggio pulito, un cielo azzurrino. Dottore Dentizzi... Io sono andato lì e sono rimasto piacevolmente conquistato da quei posti. E in quel borgo mi pare che siano 180 abitanti, se non ho capito male. Però mi è stato detto, però il paese è spaccato tra due fazioni politiche, quindi anche lì, quando c'è la politica di mezzo, è vero, si riesce un pochino a rovinare tutto, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. Poi i nostri paesi sono spesso piccolissimi, abbiamo paesi di 300, 400, 500 abitanti, e la cui caratteristica fondamentale poi di questi paesi, che su, tiro a indovinare, ma sono sicuro di andare sul verso vicino alla verità, su 180 abitanti a Sant'Angelo in Grotte più di 90 avranno più di sono 65 anni. Sì, più di 90 sono... Fanno parte del tuo territorio? No, non fanno parte del mio territorio, però sono... Sì, ma ho visto che i giovanotti non ce n'erano. Sì, infatti non ce ne sono, perché purtroppo i giovanotti hanno abbandonato questi nostri paesi, hanno abbandonato per motivi logici, perché non ci sono posti di lavoro, la difficoltà delle strade, la difficoltà anche a divertirsi, ci sono tutta una serie di problemi per cui si è stato costretti ad abbandonarli. Sono tristi gli anziani? Ma assolutamente no, gli anziani sono come tutte le altre persone, ci sono anziani tristi e anziani allegri, anziani felici. Sostanzialmente gli anziani sono come erano nel corso della loro esistenza o della loro vita. Un dato di fatto che comunque le persone di una certa età, le persone di 80-90 anni, qualche acciacco ce l'hanno, e quindi hanno sopportato tutta una serie di vicissitudini, hanno avuto quasi sicuramente anche dei lutti nella loro famiglia, e quindi si portano anche una vena di tristezza, però sono capaci di divertirsi, sono capaci, noi vediamo anziani che di 80 anni che vanno a ballare tranquillamente, che fanno attività fisica, che fanno ginnastica, anziani che vanno in gita. Se adesso noi giriamo nei centri storici delle città d'arte italiane, vediamo che sono pieni di anziani che stanno in gita. Ma anziani parlo di ottantenni, non parlo di 65 anni. Io ti volevo fare una domanda, ma mai gelato. Quindi a 65 anni già facciamo parte della tua congregazione? Allora, questo è un discorso un pochettino No, diciamolo lungo. Subito, non solo allora, noi che siamo in studio, ma insomma... Allora io te dico ti sempre, consideravo un amico, non un medico. Io dico sempre che dal punto di vista... che anziano è quando uno si sente anziano, cioè uno si può sentire anziano anche a 50 anni. Io dico sempre che Idolo Svevo scrisse un libro che si intitolava Senilità, che parlava di se stesso che aveva 39 anni. Cioè Italo Svevo a 39 anni già si sentiva vecchio. Poi ci sono persone che a 80 anni, 90 anni non si sentono assolutamente vecchi. Comunque l'età in cui si diventa veramente vecchi, più di parlare anziani, che poi anziani è stata una parola che è stata inventata perché il vecchio non è più elegante, qui bisogna usare pure un glossario ma diverso. No, appunto, perché siccome si andava in pensione, quando si andava in pensione non si sapeva più come definire queste persone, si è coniato il termine anziani che poi si è dilatato, perché prima si andava in pensione e si viveva poco, ma adesso si va in pensione e si vive per 20-30 anni dopo la pensione. Un'ultima cosa di nota storica, pensi che le pensioni furono introdotte alla fine dell'Ottocento in Germania da Bismarck, e introdusse le pensioni per le persone che andavano che smettevano di lavorare, che dovevano smettere di lavorare a 65 anni, ed era soltanto per le persone che lavoravano nelle miniere o nelle industrie pesanti. Erano pochissimi allora quelli che arrivavano a 65 anni, e anche se ci arrivavano avevano un'aspettativa di vita di 2-3 anni. Adesso uno a 65 anni c'è un'aspettativa di vita di 25-30-35 anni, quindi è proprio cambiato tutto. Quindi qua non parliamo di cose di vecchi, ma di realtà, ci tocca momento dietro momento, è vero? Certo che ci tocca momento. Avvocato, ma lei si sente anziano o vecchio? Assolutamente no. Nell'uno e nell'altro. Nell'uno e nell'altro. Bravissimo, oh. Così mi piace. Michele Carroccia ha detto: io sono nato vecchio, perciò ho studiato così tanto. Se sa tutto, lui è il nostro jukebox. Noi mettiamo la monetina allora. E lui puntualmente ci dà una risposta. A proposito, Franco Pietrunti, qualche giorno fa è morto un amico comune. Franco Luongo, col quale tu hai giocato, certo. Io ho giocato, lo stesso Franco certo. Balladino, ha giocato.
Io la settimana scorsa non sono stato in grado di reperire velocemente una sua foto. Ci ho scritto anche un bel pezzo sul quotidiano, anche sulla Gazzetta del Molise in settimana, perché lo meritava. E c'ho qualche fotografia ancora, se la possiamo vedere, mi farebbe piacere, anche perché ho parlato a lungo telefonicamente col figlio, che vive, un ingegnere che lavora all'Aquila, e quindi ho trovato bene. Allora, Franco è uno dei tanti, questo è il Campobasso di lontana memoria. Di lontana memoria, tra gli altri, da destra, il terzo è Franco Luongo, sta a fianco a Padovan, allenatore Perazzoli, e via via un pochino tutti gli altri di quel tempo. Quindi alcuni tenevano la maglietta bianca, qualcuno teneva la tuta, esatto, perché insomma non è che se l'erano messi per civetteria, forse perché non tenevano tutte le divise uguali negli anni 60. Allora eccoli qua, vediamo Lanza, Rizzo, no, non confondere, perché quell'anno noi prendemmo una nidiata di giocatori che venivano dal Veneto. Sì. Franco, se li riesci a leggere frontalmente, Padovan, Franco Pallarino. No, io poco lo vedo. Lungo. Da sinistra è va bene. Tarantelli, Trulla. Tarantelli è il mio vicino di ombrellone a Francavilla da sempre. Poi c'è l'allenatore Perazzolo, Padovan e Franco Luongo, il terzo. Poi Tavecchi e Gambata. Tavecchi si è sposato a Campobasso con una bellissima ragazza che faceva la cassiera da Brisotti, una ragazza, una delle più belle ragazze campobassane. E Gambato è l'ultimo a destra. Poi sotto Accosciati e Zennaro. Radetic e quelli stranieri avevamo, invece erano croati. Rosario De Matteis l'ultimo. C'è, chiamiamolo Romano, come va chiamato. Romano, Cicogna, Susan, Vatta e Persic, Bruno Persic. Bella squadra, la ricordo, li abbiamo ricordati tutti, e cogliamo l'occasione anche per salutare Franco Luongo, il quale è deceduto qualche giorno fa, aveva 72 anni, e questa era la formazione base. Franco, rileggi quella avanti. Trulla in porta, poi Grimani e Ballarini nei terzini. Ecco, il nostro Grimani. Persic, Scasserra, Vatta e Luongo il centrocampo. Venditti era il famoso numero 5, diciamo, lo stopper. Tavecchi e Padovan nelle ali, e Clementi era la centravanti. Sì, ma io di Federico Clementi, vi ricordo, ci ho giocato insieme, una cosa eccezionale. Una volta stavamo 0-0, una partita in casa, e c'è finalmente premio, e l'arbitro ci concede magnanimamente un calcio di rigore, va Clementi da fermo e tira al Palazzo Ferrovie. Fuori. L'avremmo ucciso quel giorno. Che forse ce n'è un'altra. Vai Franco, vai. Volevo dire due parole. Io con Franco Luongo siamo cresciuti insieme. Voglio dire solo questo per spiegare la foto. Allora, sta assieme a Faustino Vitullo, che era alla sua destra, già capitano del Campobasso. E caro, a cui chiedo scusa, il dottore Dentizzi, il cui papà lavorava alle poste assieme a mio padre, e c'era un altro che formava quel bel terzetto, ed era Antonio Vitullo, che poi sarebbe diventato arbitro. Prego? Sono miei zii. Ah, Vitullo è sia Fausto che Antonio, che sono fratelli, sono miei zii. E allora lui ha svettato nel calcio e poi ha lavorato in Piemonte, se non sbaglio. Sì, a Pinerolo. E invece adesso Antonio torna ogni è diventato un arbitro di A molto bravo. Scusami Franco, volevi... No, io volevo ricordare la figura di Franco Luongo, e ho dato le condoglianze al fratello, perché siamo stati molto legati da ragazzi. E come... Aldo, il tennista? No, Aldo viene dopo Franco, è l'ultimo. Invece ce n'è un altro prima? Tonino, che ha fatto il barista da... Me lo ricordo, grosso modo, sì. Quindi l'ho trovato. Anche perché le famiglie erano numerose all'epoca. Sì, e quindi il nostro ritrovo, come ben sai, era dietro alla chiesa di Sant'Antonio, i Salesiani, oppure davanti al Palazzo di Ferroviere. Là scambiavamo quattro calci, magari pure con una palla di pezzi. Quindi, ma te causa un pallone, Franco Luongo, siamo stati compagni di scuola media, quindi io ho sempre chiesto al fratello, perché lui sfortunatamente... Eccolo qui è in un momento spensierato. Ha avuto purtroppo qualcosa di molto grave e l'ha portato alla fine. E quindi... Purtroppo ci gira intorno. Qui non svegliamo niente, caro dottore, è morto di tumore, perché questo tumore ormai ci acchiappa un po' tutti, chi prima e chi dopo. Speriamo di correre più velocemente del tumore.
per allungare la nostra vita, grazie anche agli aiuti dei medici e in modo particolare di questi medici che si occupano dei giovanotti di 80 anni e forse anche di più. Allora, abbiamo ricordato anche Franco Luca e mi ha fatto tanto piacere, e già che siamo in confidenza anche con l'aldilà, voglio ricordare ancora per un istante a un altro amico, Tonino Ufiero, che pure se n'è andato in questi giorni ed è stato un amico caro. Vediamo qualche foto di Tonino assieme alla famiglia. Tonino ha venduto le auto, ci ha fatto guidare in tedesco, cioè vendeva le BMW, prima in inglese perché vendeva le Mini Minor. Eccolo qui, alla destra, durante la fase dell'autoraduno che faceva per le macchine d'epoca, qui è con i figli e con la moglie Silvana, quella signora è la seconda. Qua è con lo scocci-marra, perché sta sempre in mezzo scocci-marra da tutte le parti. Vediamo un'altra foto e ricordiamo Tonino Ufiero. Poi penso che c'è una terza foto, Antonio, queste due. Va bene così, ricordiamo anche lui, e aveva 73 anni, Tonino Ufiero, che è morto qualche giorno fa, ci ha lasciato e ha voluto che la sua morte fosse annunciata dopo l'esequie. Quindi ha voluto mantenere grande riservatezza, io l'ho saputo, sono andato lo stesso al cimitero e proprio ho assistito a quel momento molto brutto, ma sicuramente lo meritava Tonino, perché è stata una cara persona. Quando noi negli anni scorsi avevamo da fare delle iniziative giornalistiche, editoriali, sponsorizzazioni, Tonino Ufiero ti faceva trovare sempre la porta aperta. 100.000 lire stavano sempre sul tavolino per gli amici che producevano qualcosa per la città e per la regione. E io queste cose non le ho dimenticate. Come non dimentico che oggi è San Nicola, San Nicola si chiamava mio papà Nicola, mio figlio ci si chiama ancora oggi per nostra fortuna, Nicola Mastropaolo, mi sono scritto Nicolino De Santis, grande Nicolino De Santis, e chi se lo può dimenticare? Il mio amico Nicola De Santis che si è trasferito a Isernia, Nicola Iacobacci, Nicola Santoro, un altro, e poi tanti altri. Nicola Palma e via via tutti gli altri, mi scuso ovviamente, non posso ricordarli tutti a memoria, me ne sono scritti e così, dopo aver così parlato un po' della tristezza di chi se n'è andato, salutiamo quelli che ci sono e che oggi, e poi ci sono tante forze signore che si chiameranno Nicoline, una volta si chiamavano Maria Nicola nei nostri paesi, Franco, eh? A Ferrazzano c'è qualcuno che si chiama Maria Nicola, questo è un nome? No? Genoveffa, no, che c'ha secca Genoveffa, proprio riferita a Nicola, ovviamente, Genoveffa è un'altra storia. C'era pure una canzone, Maria Nicola Bella, chi te l'ha fatta fare? Vedi che tu sei proprio, va bene, abbiamo ricordato anche questi amici. Allora, adesso vediamo giusto qualche sequenza. Vogliamo iniziare un minuto dalla bella mostra fotografica che ha organizzato Italia Nostra, così noi l'abbiamo vista. E la commentiamo un po', vediamo un po' la regia che cosa ci manda, delle foto molto belle. Eh? Avvocato? Sì. Ecco, puoi iniziarle un poco, sì, a commentare. Sì, questa mostra dal 1 al 3 dicembre è stata presentata qui a Campobasso, al Circolo Sannitico. Ha avuto un notevole successo perché sono venuti tantissimi visitatori che hanno apprezzato questi paesaggi molisani, di cui forse molti non erano a conoscenza, nel senso che il Molise, per quanto piccolo che sia, non è conosciuto da tutti, dagli stessi molisani. E noi abbiamo voluto fare, come dicevo nell'intervista a TV Molise... Quel roccione lì, me lo commenti? Quello che ha scattato lei con il suo, sì, cellulare? Sì, sì, sì. Dov'è quel posto? Frosolone, sulla montagna di Frosolone. Questa è una foto di mio figlio, Sant'Elena Sannita. Avete fatto tutti in famiglia? No, beh, abbiamo foto di tanti soci di Italia Nostra. Ecco, questo roccione qui bellissimo. Sì, la morte del brigante a Salcito. E insomma, vari paesaggi, un po' di tutte le zone del Molise, eh? Dall'Alto Molise alla fascia costiera. Questa mostra credo che è arricchita di altre foto e soprattutto che riguardino l'intero Molise, tutti i paesi del Molise, intendiamo proporla a Roma. Ah, qua sono venuti pure i marmocchi a... Sì, sono venute due o tre scuole a visitare queste...
Questa è la foto più bella per me. Bellissima. È vero? Di Bruno. Siete d'accordo che è proprio la foto più bella, con questo circolo, di... il gregge che si è posto accanto a questo albero secolare. Una ma anche questa del mare non sono male. E c'è da dire che non tutte sono fatte da fotografi professionisti. No, 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 assolutamente. Anzi, la maggior parte è dei, appunto, come dicevo, dei soci di Italia Nostra col cellulare. Noi abbiamo voluto solo dare un'immagine senza avere la pretesa di essere professionisti della un'immagine dei nostri paesaggi. Penso che, insomma, bene, complimenti. Mi è piaciuta quella mostra? Sì, è stata una mostra bellissima. Tra l'altro, come diceva l'avvocato, insomma, si è messo in luce tutto un territorio che probabilmente per molti non è conosciuto, e poi soprattutto per mettere in risalto che adesso più che salvare, io l'ho detto anche in altre occasioni, lo sa l'avvocato perché molto spesso ci siamo incontrati, cioè praticamente adesso l'ambiente è diventato in Italia forse molto più importante che conservare l'ambiente più che conservare i monumenti, insomma, cioè non, forse il discorso è prioritario, ormai l'Italia ha bisogno proprio di un rinascimento proprio culturale rispetto al problema ambientale. Quindi, diciamo, un'associazione come Italia Nostra, insomma, magari ce ne fossero, insomma, di associazioni di questo tipo e iniziative di questo livello, perché poi, tra l'altro, tutto va finalizzato alla conoscenza, soprattutto la sensibilizzazione per i ragazzi che non conoscono e non possono amare il territorio se non lo conoscono. Quindi io credo che sono queste belle iniziative. Poi tengo sempre a precisare che anche in questa circostanza praticamente non c'era nessun rappresentante della nostra regione, come se l'ambiente non interessasse loro, perché loro appartengono a un'altra regione. Cioè, io non so che cosa amministrano questi nostri amministratori. Cioè, questa è una vergogna. Cioè, io non mi stancherò mai di dirlo e sottolinearlo, perché è veramente una vergogna. Italia Nostra, non perché qui c'è il presidente, è un'associazione di carattere nazionale e non c'era nessun esponente regionale allorquando praticamente si fa qualcosa che riguarda la regione, riguarda una competenza specifica di un assessore specifico pagato dalla collettività che non presenzia. Cioè, io non lo so dove viviamo. Va bene, anzi va male, però insomma è il caso che noi sottolineiamo questo. Adesso colgo anche l'occasione per invitarmi giovedì in municipio alle ore 17, se non sbaglio. Sì, c'è la presentazione di un bel libro di Pino Saluppo sui podestà nei comuni della nostra regione, Molisani. È un bel libro storico, quindi che completa, penso, un trittico di libri scritti dal mio amico Pino Saluppo, il quale lo presenterà in municipio nella sala consiliare. Vi invito, mi ha delegato per invitarvi. Venite a vedere, acculturatevi sulle notizie e sugli avvenimenti e sulla storia della nostra regione, perché ne sappiamo poca di storia della nostra regione. Lo ricordava Michele, lo ricordava prima il dottore Dentizzi, che poi diceva, e l'avvocato, e poi via via un pochino tutti gli altri. Ma noi siamo qui a scavare con la speranza di. Allora vogliamo vedere un pochino qualche immagine? Allora c'è Franco Palladino, la settimana scorsa per colpa mia l'abbiamo lasciato e abbiamo lasciato gli spettatori un po' con un palmo di naso. Vogliamo vedere qualche foto ancora bella? Quella al Mario Pagano è stata apprezzatissima, Franco, molto bella. Vediamo un po', ce l'hai quella della settimana scorsa del professore Palladino? Ecco qua, qua fai lo spaccone, Franco, pensavo che tu ci facevi vedere qualcosa di importante. No, ci tengo, fai vedere che una volta sciavi. Ci tengo questa foto perché quello a destra sono io e quello a sinistra è Stermark. No, è Gustavo Teni. E Teni quello? Sì, quello è Gustavo Teni, qui è il 1971, io ero studente all'ISEF di Napoli e abbiamo fatto un corso per maestri di sci, per addestratore di sci. All'epoca noi potevamo insegnare lo sci come insegnante di occasione di solo però alle scuole, non a privati. E trovai Gustavo Teni, questo è lo Stelvio, sono 3.000 metri, luglio del 1971.
a luglio lo Stelvio è pieno di neve perché dopo 3.000 metri la neve lì è perenne, e trovai Tegni che stava allenandosi per la stagione prossima, l'inverno prossimo. E così ho colsi l'occasione per farmi una foto. E così Tegni ha detto, per piacere, sì, fatemi la foto con, sì, Franco, sì, Palladino. È un selfie di una volta. All'epoca era lui che ti ha chiesto il selfie. Sì, sì, sì. Qui? Questa è una data storica, questa è il 1978, è la prima edizione della Matesina. E io riconosco pure chi è e il primo. Quello che vedete avanti è Mario Perna, che partecipò a questa manifestazione. Dietro c'era Dauria, gli altri che poi vinsero la gara. E nel 1978, questa, le prime edizioni della Matesina si svolgevano anche fuori da Boiano, andavamo a Castellone, nel Borgo, e poi si tornava indietro e si tornava per il finale sul rettilineo lì in piazza, Piazza Roma. Bella, scusa, questa foto anche arricchita, ecco, non solo dalla 500 ma soprattutto dalla, sì, sì, dalla nonnina curata dal dottore quando Dendizzi. Quando entravamo in questi borgate, la gente tutta seduta con le sedie davanti lì, come se poltrone, passasse il Giro d'Italia, insomma, visto quanto passava di là. Ed era bello, bravo Franco per portarci questo. Io adesso sfido Franco Pietrunti, chi è questo sa, atleta, lo sa, Franco? Lo sa benissimo. Questo è il genere di Perrella. No, no, sì, ancora, genere, prima, sì, è ancora prima. Questo è stato campione del mondo. Questo è Said Daouita. Said Daouita è marocchino. 78. Questo è 85. 1985 fu un anno che si tesserò per l'Atletica Boianese. Che poi, infatti, vedete la maglia Atletica Boianese. Quindi l'Atletica divenne, c'era una società formidabile di Armando, sì, Spina, che, sì, sì, a Boiano, poteva veramente permettersi un campione, quello che poi sarebbe diventato campione del mondo. No, lui già, dunque, Aitano, questo è l'85, lui è l'83, ai primi campionati del mondo ad Helsinki. La prima edizione di campionati mondiali di atletica leggera si sono svolti ad Helsinki nell'83. E lì eravamo, tu ci andasti, io e Armando Spina, andiamo a Armando Spina, e lì Armando, lui vinse, lui fece terzo ai 1500, quindi prese la medaglia di bronzo ai 1500. E Armando conobbe il suo procuratore, un certo Enrico Dionisi di Siena. Quindi in terra straniera due italiani si trovarono, cominciarono a parlare di atletica, innamorati. E così nacque l'idea Armando di far tesserare questo grande campione. Sì, perché lì all'epoca si cominciava già a parlare di tesseramento, diciamo, di stranieri per poter gareggiare e vincere un po' anche qualcosa in più. E poi l'84, l'anno dopo, alle Olimpiadi di Los Angeles, lui vinse la medaglia d'oro di 5.000 metri. Poi al Golden Gala, sempre dell'84 a Roma, fu il primo atleta al mondo a scendere sotto i 13 minuti nei 5.000. Senza scendere nel linguaggio tecnico, io voglio ricordarmi anche un altro passaggio. Said Daouita andò a Boiano e soprattutto a Campitello, guidato e seguito dal dottor Domenico Spina, fratello di Armando, dottor Domenico Spina di Boiano, sì, perché aveva dei problemi fisici, sì, e li risolse, sì, non solo per le cure del dottor Domenico, sì, Spina, ma per l'aria buona, l'aria, che, sì, poter, sì, respirare a Campitello. Quindi, sì, era un problema per dare di altura, ancora più forza a quella che diceva Michele, insomma, non ci buttiamo tanto giù, o sì, no? Allora, io ho sempre detto, se noi vogliamo venderci quello che non abbiamo, praticamente facciamo un'operazione, diciamo, che non va fatta, che anzi c'è un effetto boomerang, però il Molise ha un ambiente che nell'Appennino centrale non ce l'ha nessuno. I panorami aperti che abbiamo noi, questo fatto di avere gli altipiani all'interno di un territorio punteggiato soprattutto da rilievi, no? Con il coronamento intorno delle montagne più alte dell'Appennino, è un unicum. Noi potremmo, io ho detto, metà del Molise, dal Sanco al Trigno, io lo farei diventare parco nazionale. Questo per me rappresenta un futuro serio. Tutti gli altri programmi di sviluppo, cioè, se no parliamo di cose che... Allora, il Molise viene apprezzato da quelli che vengono per la prima volta in Molise, poi lo rifrequentano, poi lo conoscono. Chiaramente, se uno non... torno sempre a dire le stesse cose, cioè, se uno non conosce, non può amare una cosa. Noi probabilmente, noi molisani, non amiamo molto il Molise, quindi non riusciamo a valorizzarlo per quello che merita, perché non lo conosciamo, questa è la realtà. Purtroppo è la realtà. Bene, Franco. Allora, andiamo ancora... Franco, ci abbiamo ancora due foto, vero? Penso di sì.
Vediamo un po' che il professore Palladino. Ecco qua, guarda che parterre. Questa è la decima edizione della Matesina, dovrebbe essere l'85, credo. Il quarto in prima fila da sinistra, guardate che fascino. La prima fila sono, a sinistra sono tutti i giornalisti, D'Alessandro, Ciaramella, Nino Amoroso, il qui presente Gennaro Ventresca, sempre presente, erano sempre questa foto è emblematica perché qui c'è il gota sia politico che sportivo. C'è il presidente Lancellotta, presidente del CONI, Ruffo, presidente del CONI Campobasso, poi c'è il presidente Cavaliere e poi ci sono tutti i politici di alto livello, il senatore La Penna, seconda riga, Daimmo e sopra, a fianco a Domenico Spina, sopra c'è il senatore Di Lembo, poi c'è pure Amoroso qua, non so se l'avete visto, il quarto da lui, sinistra. Gino? No, Amoroso, il vostro ospite. Romano, sì, il quarto da sinistra in alto. Lui è Romano, quello è Romano Amoroso. Diciamo la Matesina. Osvaldo Di Lembo, in effetti, è all'ultima fila. A fianco a Romano. Due posti dopo Romano, sì. L'altro è il professore Antonio Cavaliere, sopra, insieme alla moglie. Armando Spina, qui bella si vede giù a sinistra. Molto significativa. E quell'anno, diciamo che erano presenti tutti. Questa è stata una manifestazione che penso è irripetibile perché è durata per parecchi anni, è stata una, credo sia l'unica manifestazione sportiva andata in diretta Rai. Noi andavamo in diretta sul Rai 3, un anno addirittura siamo andati in notturna, l'hanno fatto in notturna questa gara. Non ricordo di altre manifestazioni che sono bene, andate in diretta. Grazie di averci procurato questo documento, ancora grazie a Boiano che ha saputo organizzare, in modo particolare Armando Spina che è stato un po' il volano di questa manifestazione. Io pure qui c'ero, ma in foto no. Questo è un revival. Io diciamo. Volevo interrogare Michele Carroccio qua, vediamo quante persone conosci, perché secondo me tu dici che non studi, perché sei un somaro. Ecco. Questa è la presentazione dello sponsor del Campobasso 1919, penso che sia il 2003, quello di Umberto Lozzi, dove io avevo un ruolo di direttore generale, mi occupavo un po' delle manifestazioni. Allora, Ennio Lozzi alla sinistra. Sì, poi ci sta Iurillo, dopo Lozzi Iurillo, poi ci sta Nicola Bellomo, De Castro. Mario De Castro, Mario Del Bianco, la signora Caracozzi, presidente della società, Emilio Di Ricco, il terzino, Bruno Persic e Mario Ruzzi e Pinuccio Silva. Che sono venuti Scassero, non venne Gino, pure altri furono invitati. Va bene, insomma, comunque questo è un'altra bella cosa che tu ci hai portato. Bravo, grazie Franco. Perché insomma queste sono delle belle cose, ci ha fatto vedere delle persone che non ci sono più, come Mario Del Bianco che mi è stato caro, amico, poi è stato il mio allenatore a Boiano, insomma così, lo ricordo, io ho scritto una volta che lui a Boiano ha fatto tutto, anche soltanto il pallone, no, era il resto ha fatto tutto, che riusciva. Famoso per quello scambio di battute con Nicola Grano, Cignitella, te lo ricordi quella battuta famosa? E dai, raccontala questa velocemente. Nicola Grano, in arte Cignitella, era un diplomane, ricordate? Sì. Andava sulla fascia, alla destra, mezzo destra, e partiva e scartava sempre, con la testa bassa scartava. Durante un allenamento Nicola fece il solito exploit, cominciò a scartare, girare il terzino, e se ne andò fuori del campo. A un certo punto Bell'uomo Del Bianco dalla panchina disse: Nicola, ma che ti vuoi scartare pure il contadino? Questo dialetto, il dialetto veneto. Non erano. Era uscito fuori. Erano campi di calcio. Era uscito fuori, c'era il contadino che stava tagliando l'erba dietro allo stadio. Mona, che però ti vuoi scartare pure il contadino? Va bene. In effetti era un diplomane, ha giocato con me tanti anni, quindi lo ricordo bene. Allora, dalla regia adesso mi fai vedere un po' queste altre foto, le ultime che abbiamo scansionato, Antonio, e le abbiamo messe sul pennino. Ecco qui, allora questo qui, vediamo se ve lo riconoscete. È stato un personaggio molto vicino al Campobasso Calcio, specialmente la domenica. È Peppe
Palange che vendeva i biglietti. Ecco, io quando il figlio mi ha portato questa foto, dottore Dentizzi, ti voglio dire questo. Allora ho detto, scusami, ma tu mi dovevi portare una foto di tuo padre quando era già avanti negli anni, non questa. Franco, mi piace raccontarti questa. Una foto di tuo padre, dissi al figlio, che era già avanti negli anni. E quello ha detto, guarda che mio padre è morto a 62 anni. E questo era mio padre, quindi io lo vedevo così avanti negli anni. Tu come vedi i tuoi assistiti, Mino Dentizzi? Ma questa di che anno è questa però foto? Non credo che avesse 62 anni qua. No, può anche darsi, perché... Considera che è morto nel 79 questo signore. Nel 79. Assieme al tuo papà. Negli ultimi anni non è soltanto aumentata, si è allungata la vita, ma soprattutto è aumentata la qualità della vita. Per farla breve, alcune statistiche dicono che un anziano che oggi ha 75 anni è come un anziano che nel 1950 ne teneva 60. Cioè, se noi pigliamo una fotografia di una persona del 1950, 60 anni, gli avremmo detto che avrebbe 75 anni, o viceversa, se uno di 75 anni viene catapultato nel 1950, gli darebbero 60 anni. Se li portava bene gli anni. Vediamo ancora una fotografia di Palange, la famiglia Palange. Eccolo qui, non è colpa mia, è tagliato la testa proprio nella fotografia. Lì era molto più giovane però, perché teneva i figlioli. Ma quello che voglio notare, credo che sia la mamma, la moglie, questa signora qui alla destra, o una figliola, pensate voi. Però guardate quanti cuccioli che teneva vicino. Franco, sei figli? Sei. Come la famiglia tua? Sì, sei. Allora le famiglie erano numerose. Magnifico, e ricordiamo la famiglia Palange con questa bella foto che mi è stata fornita dal figlio. Adesso chissà se si riconosceranno quei cuccioli che una volta tenevano pochissimi anni. Mi fa piacere proporre nelle vostre case questo, perché ci riporta indietro, ma piacevolmente, senza una marcord, così giusto per non dimenticare, perché la cosa più brutta è quando ti si dimentica, non c'è una cosa peggiore. Ci abbiamo altre foto, Antonio, dalla regia, anche quelle che abbiamo, eccola qui. Questa qui se la stringevi un po' di più, perché mi stava particolarmente a cuore. Allora, questo è il torneo Nicola Ventresca che si è disputato al campo Sturzo. Noi l'anno prima, nell'82, abbiamo vinto il torneo Giacconi e quindi ci siamo fatti carico di organizzare il torneo intestato a mio papà. Di tuo padre, il presidente era Licurso, questo signore che si vede con la camicia bianca. C'era Giovanni del Cioppa, poi tutti... Quella signora con la coppa in mano, quella signorina, caro dottore, l'hai curata pure tu, mia madre. Signora, c'era la mamma di la signora Ventresca, c'era tuo figlio. Quel calciatore in erba lì con la maglietta, che fa lo spaccone, era mio figlio. Per me è stato un giorno un po' particolare, perché era 17... Mamma mia, raccontaci sto fatto così brutto. 17 di venerdì... Ci vuoi dire chi eri tu lì in quella foto? Io non so. Sono l'ultimo in alto... Il biondo a sinistra. Sì. Ed ero anche capitano, perché ero un po' più anziano di tutti. E niente, abbiamo iniziato a giocare, durante rincorrevamo il pallone io e Fernando Meccanici, un caro amico d'infanzia, mi ha dato una spallata, lui poi era un po' più robusto, mi sono girato, ho battuto prima con la schiena e poi ho battuto la testa, quindi sul... Una cosa terribile accadde quel giorno, dottore. C'era Brecciolini, insomma, quindi ho... La testa ha strusciato sul terreno. Mamma mia, si è sbucciata la testa come una mela. E mi hanno portato in ospedale, c'era il dottor Cofelice che poi è venuto, Giovanni. C'era anche Mirko Cofelice, al centro, poi sarebbe diventato anche assessore regionale. Quindi c'era il dottore Parisi, che tuttora ci conosciamo.
e ha cominciato a mettere punti sotto pelle. Con la Singer. Mio cugino Giovanni Del Cioppo a un certo momento è uscito perché si era stancato di contare i punti e quindi naturalmente poi la partita è continuata, però stato un incidente. Va male, insomma, abbiamo ricordato però, questo fatto. È stato bello perché noi poi col dopolavoro delle poste siamo stati sempre una famiglia, veramente. C'è qualche altra cosa in questa clip? Era un venerdì 17. Antonio? Sì, era un venerdì 17. Allora, queste erano le ultime singole. Se mandiamo qualcun'altra prima di andare in pubblicità, ma in effetti fu una cosa, non dico sgradevole, ma una cosa proprio che rimanemmo tutti pietrificati quando vedemmo Franco poverino. Ma bene cambiare discorso. È andata così. No, però la foto me l'hai procurata tu, quindi tutto sommato, storicamente, l'hai voluta ricordare. A me ha fatto tanto piacere perché ho rivisto mia mamma giovane a quell'epoca, insomma, qualche anno era, mi pare 80? 17 maggio 1983. 83, mio padre era morto da 3 anni e quindi mia mamma non aveva... 83 ha detto? Sì, l'83. Aveva 60 anni, quindi era proprio una signorina. Sì. Non poteva ancora andare nell'ambulatorio del dottore Dentizzi. Era una diversamente giovane. Era diversamente giovane. Allora vogliamo vedere, ripartendo ancora, dalla sequenza mia della volta scorsa, c'è cioè una che avevamo lasciato... Ah no, va bene anche questo, dai, non ti... Va bene, questa è la presentazione di uno dei calendari, quello della Polifonica Monforte, che è stato presentato sabato al municipio di Campobasso da Rosa Socci e dal suo team, assieme all'assessore comunale Cola Giovanni. Un bellissimo calendario, prendetelo, i collezionisti non ne possono fare a meno, perché è bellissimo e sta pieno di canzoni campobassane, e di aneddoti campobassani, sono fatti veramente bene, bravi voi della Polifonica Monforte. Ci abbiamo a seguire, dai, qua adesso vi invito, chi riesce a individuare sto terzetto vince un premio. Era 1948, quel bel giovanotto teneva un anno. Questa è la Fontana Cacciapesci? No, oh. Qui è Roma. Ah, è Roma? Quando quel giovanotto doveva giocare nella Roma, poi decise di venire a giocare a Campobasso. Quello sono Tacchi. Io. E quei due sono i miei genitori, la mia mamma e mio babbo, che preferisco ricordare proprio oggi che sarebbe stato il suo compleanno. 1980 morì mio padre, 1979 il suo carissimo amico Tonino Dentizzi, che era papà del dottore. Andiamo avanti. Ah, e questa che cos'è? È splendida questa foto. Questa è la fiaba, caro Michele, tocca a te descriverci la fiaba. Senti che foto. Questo è Castelpedroso, che conosciamo tutti. Questa è una foto vera, non è lavorata con... È qui da Sant'Angelo in Grotta, quelle parti lì è scattata questa foto più o meno. Sì, è probabile. Da questa parte, sì. Sì, verso più in Di Prete, Guasto. Sì, da questa parte. Sì, Guasto, da Guasto, sì, più da Guasto, sì, è vero. Da questo è uno spettacolo. Sì. Un spettacolo veramente. Chi si vuole vendere il Molise, io credo che possa pubblicizzarsi in questa maniera, perché credo quei castelli della Germania e compagnia bella non sono così belli come questo. Dottore, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Bellissimo. Sì. O no? Non ti vedo molto convinto. No, il Molise è bello, è molto bello. Questa foto sinceramente a me non... Non ti dice molto? No, allora, perché mi sembra finta sostanzialmente. Perciò, è un prodigo ottocentesco questo qui. Proprio perché sembra finta. Sì, vabbè, ma a parte adesso la validità, il problema era questo, che noi, perciò forse tu hai messo questa foto, perché io e lui siamo stati al borgo di Castelpedroso, che pochi conoscono, ma è una cosa straordinaria. Difatti io ho detto che bisognerebbe praticamente salvaguardarlo, mummificarlo, perché è rimasto integro,
non a caso Sergio Leone, che aveva, sì, aveva l'opportunità perché suo cognato era ingegnere, che era originario di Castelpetroso, la famiglia insomma collegata a lui, e quindi andava tutte le estati, andava lì a Castelpetroso, oppure quando riteneva opportuno, insomma l'aveva eletto insomma come luogo affettivo e come luogo diciamo di ispirazione. Non a caso uno dei film, poi mi pare che l'abbia girato, western, sulla montagna di Frosolone. Ma è uno io questo non lo sapevo, l'ho saputo dopo, quando ho conosciuto praticamente una persona di Castelpetroso, ma è un borgo che praticamente merita una visita da tutte le parti d'Italia. Insomma, ho detto, se fosse perché è incorniciato in un ambiente straordinario, da una parte ti vedi il Matese, praticamente ti si staglia il Matese con un panorama da uno dei belvederi al lato praticamente del castello, che adesso stanno ristrutturando, ha qualche presenza monumentale perché è una bella chiesa romanica del 300 con il campanile. Ma la prossima volta avremo un documento fotografico ben preciso. È una cosa straordinaria. La regia, c'è ancora qualche altra cosa a seguire, già pronta in macchina? Eccola qui, questa è carissima, dai. Io non lo so se è un fotomontaggio o meno, ma Maradona ci saluta così. Riuscite a salutare, a leggere, Franco? Saluta a tutti i Cambuasciani. No, Cambuasciani, come noi effettivamente siamo. Ed è bello, c'è la sua firma e quindi ci ha fatto tanto piacere. Saluti a Maradona, grande campione, non grande persona, però noi lo ricordiamo come grande campione. Mentre questo signore lo riconoscete? Sì. Avvocato, penso che lei lo conosca. Giorgio Almirante. Ecco, è stato leggeva, che si diceva, il manifesto, come il mio amico Mino Dentizzi, mi pare, è vero? Qualcosa di... È vero? Leggeva Almirante, leggeva Secolo d'Italia, leggevo il manifesto Lotta Continua. Ecco, sì, perciò io ti so simpatizzante di sinistra, però voglio dire, di tanto in tanto infilo qualche foto di Almirante, perché la gente è bene che sappia che Almirante, insomma, di là della sua collocazione politica, è stata una persona di alto profilo che in effetti poi teneva una parlata così bella che conquistava le platee. Io ricordo sempre che un paio di volte che ho seguito i suoi comizi mi ha conquistato. Andiamo avanti. E guarda, una volta si ballava così. Vi è mai capitato o no? Il ballo della mattonella. Sì. Perché non si poteva rimediare diversamente, è vero Franco? Ci spegneva pure la luce. Ah, ma pure a te si rompeva la luce. No, si spegneva apposta. No, si rompeva la luce, perché poi quelle le ragazze fingevano. No. Accendete la luce, però spiegava che non fosse così, è vero Michele? Sì, sì. Quando tu cantavi? Va bene, insomma, erano altri tempi. Ci sono restumi. Uno cercava di rimediare qualcosa, sì. Perché erano tempi magri. Andiamo avanti. E guardate quanto è bella questa. Questa però è artistica, caro Mino. Questa è bellissima. Il fotografo ambulante. Perciò le foto del passato hanno un valore artistico e collezionistico così alto. Perché non c'era il fotografo, non c'erano i selfie. Anche storico, perché si vede quella macchina con il soffietto lì, quelle macchine antiche che si usava il soffietto. Bellissimo, quindi ve la siete... Guardate il cirillino, insomma tutte queste cose del passato che fanno tanto trend. Andiamo ancora avanti, vediamo che cosa ci abbiamo. Qui insomma io credo che sia un fotomontaggio, perché ce l'hanno mandata forse dalla Germania o dalla Francia questa. Un incidente automobilistico e secondo loro ci sarebbe stata l'apparizione dei due angeli, perché dopo questo incidente mi pare che questa persona che sembrava bella e spacciata invece poi si è salvata, ma io credo che sia più un merito del Photoshop, perché insomma non so fino a che punto crede all'angelo custode, o perlomeno in visione, può darsi che ognuno di noi ne abbia uno, o abbia un diavolo che lo accompagna, perché non tutti ci hanno. Andiamo a seguire. E questo qui ve lo ricordate? Sebastiano, e chi se lo può ricordare? Questo l'ha dedicato a Mino Dentizzi. Questo distribuiva il tuo giornale. Una volta me l'ha ammoccato pure a me. Sì, Sebastiano che distribuiva il giornale, lui che giornale, quello di Rifondazione Comunista, non ricordo come si chiama, e vendeva quotidianamente questo giornale, si faceva il giro degli uffici, vendeva il giornale
Eh sì, noi lo ricordiamo, non c'è più per la cronaca, e poi ci ha tatuato, non certamente Maradona, ma un'altra persona che mi pare che abbia avuto a che fare con la sinistra. Francesco è un dissidente. Tu non te lo ricordavi, Michele, Sebastiano? No, sì, così, ma me lo ricordo com'è, però mi ricordavo più Francesco, ma di fatti stavo dicendo a lui. Sì, ma Sebastiano era più sì, personaggio, Sebastiano, mentre era quell'altro personaggio. Era sì, un certosino che voleva vendere. Francesco mentre è stato, Sebastiano ti diceva, mentre comprati il giornale, e te lo dovevi comprare. Ma io sono di un'altra collocazione, comprati il giornale. E va bene, caro Sebastiano, ti ricordiamo affettuosamente. Allora, mamma mia, non crediate. Allora io voglio far vedere questa foto sì, del cimitero, però c'è un significato. Questa è la tomba di Ugo Petrella, che è stato un insigne giurista. Mentre quella successiva la vogliamo vedere, Franco, Antonio, dalla regia? Questa è un'altra posizione, ma è sempre Ugo Petrella. Vediamo quella successiva. Mentre questa è di Altobello. Altobello. C'è da dire che i medici, grazie, allora c'era il presidente Gennaro Barone, presero i soldi dalla loro associazione. Associazione? Non sì, l'ordine, e fecero ripristinare la tomba di Altobello, che naturalista, sì, medico insomma, naturalista, una persona poeta. Pure le canzoni di Altobello sono state poi musicate. Turniamo a vedere come che ne sei tu bene. Ora, quello che mi è dispiaciuto, che non ha avuto seguito, ciò che ti ricordi, Michele, torniamo un pochino indietro a Ugo Petrella, che è stato un illustre giurista, e allora dicemmo, se l'ordine dei medici è stato così sensibile a far così rilanciare, a far un po' ristrutturare la tomba di Altobello, speriamo che l'ordine degli avvocati faccia altrettanto per Ugo Petrella, che è stato un grande molisano, campobassano, poi di adozione, e pensavamo a distanza di tempo di trovarla così. Invece questo l'ho fatta pochi giorni fa e purtroppo è così. Rilancio al presidente degli avvocati, che Demetrio Rivellino, che è una persona pure molto sensibile, e agli altri dell'ordine, se potete prendere in considerazione questa ipotesi, credo che facciate una cosa buona, gradita, e che l'intera città vi ringrazierà. Va bene? Ok, niente di che. Ci tenevo ad aggiungere questo. Allora, dobbiamo adesso fare un breve stacco pubblicitario. Ricordo i miei ospiti. Allora, rivediamoli. Eccolo qui, Michele Carroccia, il dottore Dino, cioè Mino, che parte da Cosimo, vero? Sì. Dentizzi, dottore per i giovani di 70 anni in su, fino a 120, poi dopodiché ti devi pigliare un'altra specializzazione per accudire pure quegli altri. L'avvocato Gianluigi Ciamarra, presidente di Italia Nostra, poi Franco Palladino, che ci ha portato documenti fotografici del CONI di Campobasso, già presidente della FIDAL per tanti anni, il fratello invece era quello presidente della Molise. E poi quest'altro giovanotto dai capelli biondi, che è al suo fianco, Franco Pietrunti, il quale Franco Pietrunti è presidente dell'AMA, una società meravigliosa che è stata premiata. Prego? Da 10 anni. E ha voglia a fare, lui ti curerà fino a 120 anni, dopodiché però te devi trovare uno specialista da fuori. Quindi ci dovrà stare una migrazione. Detto questo, amici, adesso abbiamo un breve stacco pubblicitario e poi nella seconda parte tante cose. E poi anche i 4 gol del Campobasso che ha segnato oggi a Giulianova. In verità vi devo dire questo, che di gol ne aveva fatti 2. E io al secondo ho gridato come se fosse un gol buono. Invece poi mi sono distratto. E quindi per qualche minuto sono andato avanti, convinto che la partita stesse sul 2-0. Invece il secondo gol, poi l'arbitro l'ha annullato, e anche giustamente, perché poi ho rivisto le immagini, che c'era un nostro giocatore che ha impedito al portiere
della squadra locale di poter intervenire, quindi era irregolare la sua posizione, anche se era ininfluente sulla traiettoria del tiro. Quindi ho fatto credere ai miei telespettatori che stavamo 2-0, così per portarli un po' più su col... Ma dopodiché mi vergognavo quasi a dire no, ma il secondo gol ce l'ha annullato, ho detto zitto zitto, così. Però abbiamo vinto meritatamente. Vi faccio vedere quindi due gol al posto di uno. Allora restate con noi. Allora, rieccoci per la seconda parte, amici. Allora, abbiamo gli ospiti sempre in punta di sella e adesso riagganciamoci con... vogliamo andare, benissimo. Allora, voglio ricordare, tra l'altro, il calendario dei misteri, pure molto bello, che è stato presentato ieri all'associazione in via Trento. Vediamo un po' se abbiamo qualche immagine. Ecco qui, un calendario molto originale, voluto dalla famiglia Teberino, ma in modo particolare da Giovanni, con Luigi Di Michele, che ha fatto le illustrazioni ed è molto bravo, complimenti, mentre le foto sono state realizzate da Roberto De Renzis, un fotografo professionista molto bravo. Eccolo qui, questo era il grafico e il vignettista, molto bravo, il disegnatore più che vignettista, e quindi praticamente una serie di cose. E è stato un bellissimo successo, come sempre. Ogni anno la famiglia Teberino, in modo particolare Giovanni, che si occupa anche di raccogliere gli sponsor, è riuscita a metterci in agenda questo appuntamento. Ci piace, tra qualche giorno ci regalerà anche l'esposizione in miniatura dei presepi, anzi dei presepi in miniatura, non l'esposizione in miniatura. Sono molto belli e complimenti anche. Comprate anche questo calendario e complimenti anche a questo maestro di disegno e di pittura. Bene, allora abbiamo anche messo il puntino esclamativi su questo. Allora consentitemi adesso di farvi vedere, facendo anche uno spaccato un pochino sportivo, c'ho un libro che è un sogno chiamato Campo Basso, che molte persone hanno già in casa perché ne abbiamo tirate molte in quella circostanza. Eccolo qui, ve lo voglio far rivedere velocemente. Pensate anche di farne regalo per Natale, perché ci sono momenti scuri del nostro club, però insomma ci sono stati anche momenti lusinghieri. Qui eravamo in epoca lontana, e qui poi momenti migliori. Guardate un po', tutta la storia è condensata qui. Vedete il professore Cola Giovanni, Potito, e via via Mario Del Bianco, e via via tutto Campobasso Milan, l'arbitro di Ripali Mosani, l'anese che ci fece così perdere grande corona, che è stato secondo me il più bravo attaccante che abbiamo anche avuto, mettendoci anche quelli della Serie B, Antonello Toti, poi quel Campobasso della Serie D, Maiellaro, un'altra volta Pasciullo, De Matteis, vedete, vestito della maglia del Campobasso, però qui faceva una partita di vecchie glorie perché teneva gli occhiali. Non potevamo pensare che quando Mario D'Alessandro, i fratelli Ruzzi e via Delibero, Maestri Pieri, Bruno Pinna e via via andando avanti, Rauso, poi anche per la storia parallela, Canzanese, bella questa foto sulla destra, Franco, tu che sei un appassionato di foto, e quest'altra pagina dedicata a Corona è veramente fra le più belle. Poi no, è Boito, uno dei giocatori più scarsi che abbiamo mai avuto. Adelmo Berard che prega e via di seguito. Va bene, un sogno chiamato Campobasso. Se qualcuno è interessato, qui poi è la fase così della decadenza con presidenti un po' contestati. Come... E poi Leonardo Tartaglia in arte lefra, qui per caccia al 13 quando facevo a Telemolise tanti anni fa.
con il triumvirato di Stefano, Molinari e Frattura, tanti anni fa. Va bene, possiamo anche sfumare. Antonio Campa con Gullit, le pecore quando il campo del Romagnoli venne chiuso per un anno e quindi noi immaginammo che ci stessero le pecore. E qui Giulio Rocco con Antonio Campa e con l'allenatore Busetta che vinse il campionato di C e poi una serie di cose. Ecco, chi si perde questo libro ha fatto male, perché si legge facilmente e poi costa solo 10 euro, è vero? Un cappuccino e una brioche con un paio di amici, fatene a meno e compratevi il libro e tenetelo a casa perché ancora c'ho qualche copia. Allora andiamo avanti e bisogna fare un po' di marchette perché qua se no ho ritrovato un po' di materiale che tenevo in passato e c'era anche questo, ho visto mamma mia ancora ci abbiamo queste copie che possiamo togliere e metterlo nella biblioteca di persone appassionate per il periodo natalizio. Allora andiamo avanti, vogliamo vedere qualcosa della Tappino Altilia? Perché abbiamo delle immagini belle fatte dall'alto, ci sei andato proprio tu Franco a farle? Io c'ho ben altro da fare. Allora vediamole un po', bella, no. Guarda che guardate che bello. Abbiamo fatto col drone, l'abbiamo mandato su Sky il venerdì dopo, e se ne è occupato Lorenzo Costa con Tonino De Lucia e Cinzia Calabrese, quindi abbiamo fatto una cosa in famiglia e quindi poi le riprese sono fatte col drone. Non lo so, grande Benito! Che è la punta di diamante dell'Ana, ha 78 anni ancora e martedì andremo a Termoli, saremo una quarantina di persone per l'ultima gara del Corrimolise e niente... Quindi e questo premio che ci hanno dato ci ancora incoraggia di più a continuare questo percorso sia della Tappino Altilia sia della società. Siamo 80 soci e quindi martedì poi proseguiremo verso Pasto per una manciata di gruppo e poi andremo a vedere l'andocciata Isernia e poi ritorno a Campobasso. La nostra quindi voi società, fate sport, turismo e società. Cultura. Sì, sì, e vedo che... funziona e ci dà risultati, anche perché coinvolgiamo le signore, perché poi durante l'anno una domenica lì, un'altra domenica là e allora ci porti la famiglia, portiamo la famiglia e... Vogliamo guardare, Michele, guarda, spendi qualche parola su... Questa è Piera Biotabbondante con il Tempio Teatro, dove adesso sta, ai lati sta venendo fuori la città. Va bene, insomma, sono delle belle immagini. Sì, va bene? Queste sono le quattro via nuove. Di siete alle quattro via nuove sì, e compagnia sì. Bella. Grazie di averci procurato anche queste belle immagini, un bel ricordo dell'edizione numero 32. 32, l'anno prossimo 33, sempre fine settembre, l'ultima domenica, e speriamo che il Signore ci assista sempre col bel tempo, perché ecco qua. Abbiamo Monfi. Ricordiamo pure il vincitore qui. Sì, Ivan Di Mario che pare che è la sesta Ivan settimana. Di Mario. Ecco Lorenzo Costa. Ecco la Campobassana di Tillo che vince per la prima volta la Tappino Altilia. All'avvocato Baranello. È stato avvocato Santoro. Ah, Santoro. È stata premiata pure lei l'altra sera come bene. Atleta. Sono sì. Contento che abbiamo ricordato anche quello. Beh. Io voglio chiedere ancora qualcosa al dottor Dentizzi, non perché sento odore di vecchiaia, ma voglio dire, ma nel vero senso della parola, il target medio dei tuoi assistiti qual è? 85-90 anni, soprattutto sono donne, perché le donne vivono più degli uomini. Hai visto? Vivono più degli uomini perché geneticamente sono predisposte per vivere di più, anche se questa cosa si sta riducendo, si sta accorciando. E quello comunque è il target meglio, senz'altro al di sopra degli 80 anni. Dottore, io voglio sapere un'altra cosa, ma
girando, tu vai per le case, ce l'hai ricordato poc'anzi, anche perché questi ammalati non potrebbero venire in ufficio per ragioni molto semplici. Ma come vivono questi? Secondo la tua impressione, ricevono le attenzioni necessarie dalla famiglia? O c'è la solitudine? Ma guardi, si trova di tutto. Cioè trovano persone che sono benissimo assistite, dalle famiglie, dai familiari, dalle persone, dai vicini, eccetera, e persone che purtroppo no. Ma questo si trova soprattutto nei piccoli paesi. Perché il discorso che facevamo prima, se in un piccolo paese di 200 abitanti più del 50% sono persone anziane, chi assiste chi? Cioè ci troviamo l'anziano che non ha più il figlio, non ha più, perché c'hai tutti i suoi parenti che stanno lontani. Torella del Sagno, la maggioranza dei figli stanno, se va bene a Campobasso, se va benino stanno a Roma, o se va male stanno all'estero, stanno in Svizzera, stanno in Germania, se non addirittura al di là dell'oceano. Quindi non ci sta più nessuno, non ci sta più questa famiglia che c'era una volta che poteva assistere gli anziani. Va bene. Ah, abbiamo una telefonata? Vediamo un po' da dove arriva, vediamo un po'. Pronto? Pronto? Gennaro, mi senti? Sì, buonasera. Buonasera, buonasera Gennaro, un caro saluto a te e ai tuoi ospiti. Gennaro, sto a Matera, ti chiamo da Matera. Ah, adesso segui il Matera, non più il Macchiavalfortore. No, il Macchiavalfortore praticamente è arrivata la notizia anche qui, Gennaro. Macchiavalfortore 1-1, ha pareggiato. Ah. Senti, Gennaro, il Campobasso che ha fatto? Ha vinto 1-0. Ah, meno male, bella domenica allora. Gennaro, allora per intanto volevo salutare i due ospiti, perché adesso non so chi ci sta, però volevo salutare anche mia suocera e la signora Libera De Berin. Gli ho portato un regalo da Matera, voi sapete che questa è la città dei sassi. Allora ho portato quelle calamite, quelle che si attaccano al frigorifero. Avete presente? Sì. Sì. Allora ho portato i sassi, uno per ciascuno. L'unico inconveniente è che pesano 8-9 kg. Ora non so come faranno ad attaccarla al frigorifero, questo è solo l'inconveniente. Senti, ma poi ma tua suocera ha seguito la partita del Macchia oggi o no? Sì, ha seguita tranquillamente. Quando gli hanno comunicato il risultato, i salti di gioia, puoi immaginare, insomma, 1-1 fuori casa. Sì. volevo fare solo un caro saluto e un augurio a tutti i Nicola e le Nicoline, in particolar modo a tuo figlio e a Nicola Maestro Paolo, mio fratello adottivo. Tuo compare. Compare, sì, il compagno di merenda. Senti, allora, ma sei sul bus adesso? Sì, stiamo tornando. E allora salutaci un po' i viaggiatori che stanno con te, gli amici. Sì, e qua è tutto praticamente, adesso ci stiamo mangiando pane e frittate, Gennà, che se la verità. Senti Antonio, quanti chilometri sono da Campobasso a Matera, grosso modo? Saranno un 270-280 chilometri. Ecco, quanti litri hai consumato durante il percorso d'andata? Allora, fino adesso abbiamo fatto 3 litri, ma ce n'è ancora di strada da fare. E allora ti basterà per il ritorno questo carburante? Sì, penso di sì, se no ci fermiamo all'autogrill, gennaio, come esce buono, che ma fa? Va buono. Bene allora, Antonio, comunque ti ricordo, gli ospiti di questa settimana sono Michele Carroccia, il dottor Mino Dentizzi che fra poco si occuperà di te. Ah, sì. Perché lui si occupa degli anziani, ha detto. Poi... Ma come si occupa degli anziani? Perché sono anziani, appena 60 anni, gennaio. Poi c'è l'avvocato Ciamarra, poi professore Palladino e Franco Pietrunti dell'AMA Tappino Altiglia, va bene? Un caloroso abbraccio a tutti. Grazie assai della telefonata. Fatti durare il carburante, se no rimani a secco. Non ti preoccupare.
Gennaro, il Napoli che ha fatto, scusa? Ha perso 3-2. Ah, 3-2 ha perso. Ah, peccato. Vabbè. Vabbè. Ok. Ci allora, vediamo a Campobasso. Ciao. Di nuovo un caro saluto a tutti. Mo, ciao, che non ciao, sapesse ciao, del Campobasso, passi pure, però insomma il Napoli l'avrebbe dovuto sapere, però se evidentemente si è stato tutto preso. Va bene, ci siamo rimasti male per il Napoli perché ha fatto gli 8 giorni della zita, si dice a Campobasso, no? Ha goduto la vittoria con sull'Inter l'Inter, e poi con l'Inter. Si è svegliato troppo tardi perché perdeva 3-0 e negli ultimi minuti ne ha fatti due. Avessi avuto ancora 5 minuti probabilmente, come si era messa la partita, poteva perlomeno tornare a casa con un pareggio. Va bene, allora detto questo, tappina al Tiglio pure l'abbiamo ricordata. Vediamo un po' qualche altra sequenza. Vogliamo vedere l'avvocato c'ha... Prego. Vediamo allora di completare quella sequenza. Allora io questo volevo dire, qua si vede a poco però insomma se l'avete notato, è una parte del comune, un angolo che sta così praticamente foderato da oltre un anno e mezzo e non si capisce che cosa debbono fare. Allora io mi chiedo, se non ci avete i soldi per andare avanti, smontate l'impalcatura e restituite un po' di dignità alla città. Se un giorno avrete i soldi, perché là bisogna aggiustare la parte relativa alla chiesa. Quindi, se non ci sono i soldi, pure con una chiesa in meno si vive lo stesso, però questa bruttura io credo che sia il segno dell'indifferenza. Perché per l'impresa è un costo tenere una struttura di questo. Eh no, per il comune, non per l'impresa, perché se no, per l'impresa l'hanno tenuta là, l'impresa può essere pagata, non è che la fa gratis. Andiamo avanti. Ecco qui, questa è un'altra formazione che Sergio Genovese ha pubblicato l'altro giorno sulla Gazzetta del Molise. Voglio soltanto il primo, Nicola Oriente, che non c'è più, poi Piccinocchi, Mario Ruzzi e compagnia bella. Voglio ricordare i fratelli Camarda, il secondo da destra, Gino, sì, era Gino, che ha allenato anche il Campobasso, alla destra c'è Ferretti, alla sua destra, e avanti l'altro fratello Franco, che è morto Angelo, da pochi mesi. Cioè, va bene, gli altri li sono tutti, grande. Però insomma, eccola qua, famosa Cignetella, qua. Secondo in basso a sinistra, vicino a Paranza, quello che si scartava pure il contadino. Grazie Giovanni Palladini pure. Allora andiamo avanti, vediamo che cosa c'è più. Mi piace riproporre questo bel quadretto familiare di una delle coppie più riconoscibili della nostra città, il geometra Oriente e la moglie Dora, che è ancora in forma perfetta, mentre il geometra ha qualche problema, e quindi io colgo l'occasione per salutarlo e per dire che loro hanno dato luce un po' al corso con le loro passeggiate, è vero? E quindi con tanto piacere saluto tutti e due. Andiamo a seguire, c'è qualche altra cosa? Per il momento? No, Antonio? Questa sequenza è finita. Benissimo, allora se mi prepari velocemente quella dell'avvocato che ha messo un po' dei quadri della ciamarra, se non sbaglio, vero avvocato? Vediamoli un po' perché il tempo corre veloce, poi Michele Carroccia ci dovrà dire qualcosa che ha studiato in settimana. Allora? Ecco che c'è una collezione bellissima di opere di Elena Ciamarra, artista, pittrice, musicista e direttrice d'orchestra, nata nel 1894 e morta nel 1991. E ha vissuto a lungo nel castello di Torella del Sannio ed è conosciuta in Europa, insomma, per le sue opere. Vedete bellissime espressioni di questa donna, di questa una parente di famiglia. Molte delle opere sono appese sulle pareti, mostrate sulle... Questo è mio padre, un ritratto che lei bello. Ha fatto a mio padre. Mio padre allora poteva tenere sui 20 anni. E dicevo, molte opere sono lì al castello di Torella del Sannio. Eccolo qui. Questo qui. Ma gran parte sono arrivate adesso da Ferrara, dove erano conservate. Chiedo scusa, avvocato, lascia in regia. Michele Carroccia, secondo te quante persone conoscono il castello di Torella?
fra i molisani, secondo te, pochi o tanti? Pochissimi. Eppure è un bel castello. Sì, pochissimi, però all'interno è chiaro che magari sono stati, ma neppure io ho avuto la fortuna di entrarci, però all'esterno tantissime volte l'ho visto, ma voglio dire, ma pochi conoscono, secondo me pochissimi. Anche la storia, vada avanti, avvocato. E quindi queste opere che sono venute da Ferrara dovranno trovare necessariamente una sistemazione idonea e dignitosa. E atteso che poi il castello, no, questa non è una foto che riguarda il discorso che qui facevo, atteso che lo spazio, diciamo, è limitato, per cui anche con Italia Nostra stiamo vedendo di trovare. Mentre questa foto, questa foto, ecco, prima per ricollegarci a quello che dicevamo prima, il suo libro su Campobasso e cosa, mi piaceva ricordare mio nipote Renato Miele, che si propose, o meglio, fu da me proposto al Campobasso negli anni, non ricordo se nel 79-80, lui veniva dalla primavera della Lazio. Senta il microfono, visto, vediamo un po', forse, ecco, tocca vicino alla maglia, vediamo un po', ecco così, c'è un fruscio. Ecco qui, vediamo un po'. E aveva bisogno di, diciamo, di farsi le ossa, come avviene in questi casi, in una squadra di serie, allora mi pare che il Campobasso militasse in serie C, e però non venne preso. Poi Miele ha giocato in altre squadre? Eh? Miele ha giocato in altre, sì, squadre? Sì, poi andò a Brindisi, la sua prima partita fu contro il Campobasso, per l'appunto, poi è andato a Catania, a Pisa, e poi nella Lazio, è riapprodato nella Lazio come titolare, ha fatto un campionato di serie B, e un insomma, poi è diventato giocatore. Un campionato, eccolo, di serie qui, A. Questo è il, sì, Renato Miele. Renato Miele giocava con Giordano Manfredonia. È un bel, era, è anche un bel giovane. Di origine molisane. Per la questo mamma è invece molisane. È un altro torinese. Ecco, lui ha giocato, Renato Miele ha giocato assieme a Siro D'Alessandro nel Pisa. Ecco, no, volevo... non è torellese, però si è sposato con una ragazza di Torella. No, lui è originario di Torella, Siro D'Alessandro. Ah, proprio originario? Sì, sì. Fratello di Mario D'Alessandro. Sì, no? Sì, sì, certo. Oh, questa invece è una locandina che riguarda il prossimo convegno di Italia Nostra, che si terrà mercoledì, sulla tutela degli insiemi per la salvaguardia e valorizzazione degli ambienti urbani e territoriali. È un convegno molto interessante che terremo all'Hotel San Giorgio il 9, mercoledì 9 alle ore 15. E quindi volevo... Va bene. Ecco, questo guardiamo, è un borgo, soltanto quest'altro ancora. Un esempio di un borgo, appunto, da salvaguardare, da tutelare. Bene, Torella. Complimenti ancora e grazie qui Sagosgan. Nella nostra attività spesso ci avvaliamo anche dei consigli di Vittorio Sgarbi, che qualche volta incontriamo in occasione di grazie per tutte queste cose che ci ha detto e ci ha portato. Grazie ancora. E allora, Michele, su, aspetta un minuto, vediamo velocemente qualche cosa di quest'altra sequenza che ti ho preparato, Antonio. Vediamo quella mia, che poi ci sta quella di Antonio Campa, quella mia, perché c'è quella recente, credo, che ti ho portato ieri sera. Abbiamo mandate tutte? Allora metti un po' quelle di Antonio, che io vedo nel memorandum, su. No, ma ci abbiamo ancora altro, secondo me, Antonio. Va bene, comunque dai, io ho il memorandum di Antonio Campa. Allora, fiaccolata a Trivento per la morte della dottoressa Fossa Cieca, che, di cui si è parlato tristemente in questi giorni su scala nazionale e anche forse internazionale. E quindi è bellissimo come il Paese abbia partecipato in maniera così numerosa e commossa. Forse domani tornerà la salma. Forse domani. Andiamo a seguire. Allora, presepe conservato a Capodimonte, si notano molte figure di Mori. Fateci caso, quindi praticamente adesso si parla Islam e tutto il resto, e invece nei presepi di Capodimonte i Mori già c'erano da epoca lontana. Andiamo a seguire. Poi, pensate, soldati marocchini nel 1944 in Alto Molise. Quindi vedete, c'è una socializzazione già
nel tempo bellico. Andiamo. La Manderia alla Fouta. Inizi del 500, perché qua non la chiamiamo la Fouce, però è vero. La Fouta si chiama. Si chiama la Fouta. Andiamo avanti. Lì c'era anche un laghetto, tra l'altro. Del 900. Allora qui gli Shusha, avete visto, soldati americani, e gli Shusha che stavano anche qui a Capobasso in quegli anni. Andiamo ancora a seguire velocemente, vediamo un po' la banda di Colle Torto, eh? La banda di Colle Torto, e con una foto antica, una foto molto bella, questo bravo Antonio che si è andato a recuperare pure questa foto. Andiamo. La ruota degli esposti di Sant'Antonio Abate, è vero? Qua ci mettevano i bambini. Quando? Eh sì, questa perciò. Voce. No, questo è quando qualche donna aveva qualche bambino, non lo voleva, non legittimo lo... E lo portavano qui, lo ricordiamo, Che lì anticamente c'era l'ospedale, c'era anche, accoglievano questi bambini. Andiamo avanti. Capirla, cioè, allora, il cavalier Filippo De Cecco, che lanciò l'omonimo pastificio di Fara San Martino, che poi sarebbe diventato forse fra i più pregiati delle paste alimentari italiane. Andiamo avanti, che bel baffo che teneva. Questa l'abbiamo vista qualche altra volta, è il funerale di Monsignor Bologna a Campobasso. Non c'era ancora Colino che portava la croce, quindi andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. È sicuro, Antonio, che sia questa qui? Il Gran Caffè dello Sport? Non mi sembra un caffè. Eccolo qua. Era il Gran Caffè dello Sport, che è stato poi sostituito da Spinozzi e quello che c'è vicino, Brisotti. Non è caffè Alba, questo? Era proprio fino al 1959, dal 1919 al 59. Ma quello si chiamava Barradua. Sì, quello, ma il Barradua stava dove, Lupin, attualmente dove... c'è Lupin. Posso fare una cosa su Monsignor Bologna, perché è bene che... Sì. Falla. In pratica, adesso noi gli abbiamo dedicato naturalmente anche una strada. Paragonava il Duce a Dio, era più importante soltanto Dio rispetto al Duce. Cioè era uno che in alti tempi storici, praticamente oggi se si parla tanto di revisionismo, insomma, la Chiesa non ha mai fatto questo. Cioè una cosa vergognosa. Quindi liberale con i liberali. Era una cosa, cioè uno che paragona il Duce a Dio e secondo soltanto al nostro Dio, insomma è una cosa. Quella bella. Immagine invece di prima doveva essere la curva con la Cavese, vediamolo un po'. Eh sì, infatti c'era quel giorno un caos che ci portò su tutti i giornali nazionali, ma non per colpa nostra, ma per i cavaiuoli. Andiamo avanti. Allora, commento della partita Milan-Campobasso, che si è fatto rispettare il nostro Campobasso. Facemmo 0-0, faceva un freddo cane, era febbraio, e chi se lo dimentica mai. Andiamo? Castagnera allenatore. Questo è il manifesto elettorale di Tonino Molinari. Povero Tonino Molinari, riuscirono a coinvolgere anche nelle elezioni, puntualmente senza votarlo poi, perché poi noi siamo maestri di queste cose, è vero, aduliamo, però poi quando andiamo a votare, votiamo il compare, dice, sa, ma quello è il cugino di mia moglie e compagnia bella. Andiamo avanti, bravo Antonio, è la prima volta di lui, quello l'ha preso dal mio libro praticamente. Allora, ancora qui, cosa c'hai, Franco? L'hai detto il manio. Allora, il Duomo di Termoli e poi visto attraverso un grand'angolo. Questo pure è molto bello, questo monumento. Vero Franco? Vero Michele Carroccia? Sì, è bello. È molto elegante, molto significativo. Poi abbiamo il municipio di Larino, questo all'interno del municipio di Larino, che è Palazzo molto Ducale. Bello, Palazzo Ducale. Poi andiamo... Ecco qui, ci dobbiamo preparare probabilmente. Antò, che cosa ci dici? Questa fontana ghiacciata davanti al municipio. Andiamo? Il corso di notte, che poi è speciale perché c'è sta proprio una gran tranquillità.
Municipio in bianco e nero in una foto di Giovanni Stivaletti, che è il figlio di Italo, eccolo qua, c'è cioè sopra il copyright. Andiamo avanti. Poi il sottopasso della ferrovia. Qui sarebbe se bello se si fosse limitato a questo murales. No, questo è bello, questo qua è dignitoso, questo sì, murales. Però poi ci hanno scritto lo stesso. Sì, poi all'altra parte. Ecco qui scritto, a destra hanno fatto quello che non dovevano ma fare. Ma qui si dimostra proprio che quando insomma si possono fare certe cose, però bisogna che ci sia un minimo di arte, insomma, se no veramente è un inquacchio. E guardiamo invece questa. Questa è una ragazza che sta nello studio, uno studio medico, e aspettava il suo turno e invece di mettersi a giocare col telefonino ha pensato di studiare un pochino, di ripassarsi qualche cosa. La cosa carina, l'ultima, ecco qui, foto curiosa, pollastri trasportati in moto, quindi è una novità assoluta, perché in genere vengono trasportati nelle gabbie e vanno direttamente in pentola. Questa volta invece gli fanno prendere prima un po' d'aria, eh? Va bene? E abbiamo visto anche questo. Allora, vediamo un po' se abbiamo ancora qualche cosina che abbiamo preso ieri dal pennino dell'AMA, velocemente. Se abbiamo qualche cosina di qualche altra iniziativa che hanno fatto loro. Quelli di Pietrunti, sì, hai ragione, io lo dovevo chiamare Pietrunti, non Ama, perché lui ce l'ha selezionato così. Dice, ma tu conosci tutti, ma io non conosco. Sì, Pietrunti, vedi un poco. Ecco qui, il biondo. Qui sei alla fine di una delle tante gare? Sì, alla fine di una gara, però non distingo bene, mi sa che deve essere Termoli. Va bene, andiamo avanti, una delle cose, sì. Così, vai, falla per lui. E questa è una foto di gruppo di qualche anno fa, quando siete alla Corsa dei Misteri, e colgo l'occasione perché da novembre stiamo indossando una nuova divisa, un kit corsa, e abbiamo l'onore di portare sulle spalle il marchio del pastificio con la vita. Quindi abbiamo questo piacere di... E così ogni tanto fate pure una bella spaghettata. Sì, sì. Andiamo avanti ancora? Ecco, questa è la 24 ore for Africa, è l'ultima ora di corsa, noi ogni anno la riproponiamo a maggio, e quindi il raccolto che facciamo alla fine in denaro delle iscrizioni devolviamo a una Onlus Africa Project a Malindi, dove io sono stato circa 10 anni fa e ho visto crescere questo ospedale, scuola, eccetera, eccetera. Bene, quindi, così. Allora vediamo l'ultima foto. E questa foto è a... siamo stati... Con le famiglie. 7-8 novembre a Controguerra, in Val Vibrata, vicino Teramo, e ogni anno in occasione della Corsa di San Martino viene chiamato, e noi sono 6 anni che andiamo con le famiglie, perché gli atleti fanno la 15 chilometri, mentre tutti noi che c'è la 5 chilometri e la chiamano la mancia longa. Quindi ogni chilometro si assaggia il farro, i fagioli, la trippa. La prossima volta portate pure Antonio Mandato. E passiamo 2 giorni, questa è mia moglie. Conclusione romantica. Sì, questa è mia moglie. Io la conosco fin troppo. Passiamo 2 giorni veramente meravigliosi. Bene, andiamo a salutare tua moglie, vuoi dire come si chiama? Si chiama Carmela Cavaliere, e ha 65 anni. E allora ancora è lontana. È lontana, dottore, dal format assistenziale. Del dottor Dentisti. Sì. Bene, Michele, tu che volevi aggiungere cortesemente, che siamo arrivati quasi in conclusione. A proposito di che? No, avevi preparato qualcosa di no, tuo? Io ho preparato 2 foto, però insomma non sapevo che l'avvocato Ciamarra portasse per quella manifestazione, quindi va possono bene. Anche non allora, andare. Allora, io adesso vi faccio vedere. C'era? Vai, voglio aggiungere. No, c'era un'altra foto, non mi ricordo se Antonio può mandarla in onda. C'era un'altra foto che non riguarda però... i 2 dipinti, ecco, questa qui era una foto che, sempre rimanendo in tema, ci sono amici che... Lillino Barbieri. Sì, quello era... Ma giochi pure tu qua? Non lo so, io non lo so se mi riconosco lì, perché ero troppo giovane, quindi non lo so se ci sto là.
Non scherzare, sì. Qua mica... Sono... a sinistra in basso. Sì, in sinistra in basso, con i capelli però. Con i capelli. È la squadra, la è la juniores della Juvenes. Della Juvenes. C'era Mimmo Calori, ti dicevo, no, che adesso è primario. Qual è ad Ostia, il primo a destra, vicino a Lillino Barbier. Ah, quello è Calori? Sì. Poi c'era lì adesso quell'altro, il terzo è Cocco, quello è Carmine Santoro. Ah, Carmine Santoro. Poi poi ci sono gli altri, via. Sì, c'è lì, come si chiama? Lì Luciano Di Vico. Dove sta Luciano? Luciano è il primo qui vicino all'altro segnaline, forse, non lo so. Primo a destra, in basso. Sì, eccolo là, l'ho riconosciuto bene. Ho fatto piacere perché Luciano gli voglio bene. Sì. Non se la passa molto bene fisicamente e quindi mi fa piacere ricordarlo così, col suo magnifico sinistro. Bene, grazie Michele per farti vedere anche questa bella foto. Allora siamo... arrivati ai due gol del Campobasso, ha vinto 1-0, però abbiamo dovuto fare due gol. Guardate un po', guardiamoli. Allora, i nostri attaccano, ecco qui, palla per il centravanti, e qui Todino, con grande tempismo, riesce ad indirizzare la palla in rete, anche perché il portiere poi non era stato proprio così esemplare. Allora, questo è il gol dell'1-0, adesso che lo rivediamo. Aquino prende il pallone e con una bella giocata al volo riesce, meglio così che il portiere ha fatto veramente fetecchia. Allora questo è il secondo gol, guardiamo il cross ancora di Todino, migliore in campo, ed è gol. Io avevo gridato gol perché si erano abbracciati i nostri, mi bastava la loro parola, invece non è stato così. Vedete il nostro numero 9? Copre è sulla traiettoria della palla. Copre. E quindi ovviamente, essendo in fuorigioco, praticamente ha obbligato l'arbitro poi ad annullare il gol. Però abbiamo vinto meritatamente e quindi io mi complimento con i ragazzi che hanno vinto. Bravo Todino, che è stato il migliore in campo dopo essere stato trascurato. C'è da aggiungere anche questo, che è stata un'ennesima settimana piena di tormenti, e quindi praticamente bravo Favo, che è riuscito comunque a confezionare una squadra molto dignitosa, perché alcuni sono andati via dei giocatori, altri andranno via magari domani, e io posso dire che forse sarebbe stato meglio che non fossero venuti proprio, perché ci hanno creato soltanto tanto dispiacere. Auguro loro le migliori fortune, però nessuno qui vi rimpiangerà. Detto questo, io rimpiangerò i miei ospiti, almeno coloro i quali la settimana prossima non saranno con me, e mi riferisco al dottore Dentizzi, che ci ha dato un sacco di belle notizie. E soprattutto mi è piaciuta questa, Mino, a proposito del consiglio che tu hai dato, il suggerimento che hai dato alle famiglie: accarezzate, baciate un anziano, che sì, lo ribadisco. È lenitivo. Allora, per un anziano la cosa fondamentale è continuare per vivere fino a tarda età, e per continuare a vivere bene fino a tarda età è avere dei sentimenti, continuare ad avere degli amori che possono essere non soltanto per una persona, ma anche per una pianta, per un gatto, per un cane. Però questi amori devono essere ricambiati, cioè il gatto poi deve dimostrare affetto per l'anziano, oppure l'anziano, se continua ad amare i propri figli, i figli devono ricambiare il loro affetto, se no altrimenti, perché l'amore, per essere amore, deve essere a due. Reciproco. Va bene, grazie ancora di questa così sottolineatura. Ringraziamo l'avvocato Ciamarra, che ci ha dato delle belle foto e delle belle esperienze, e ne ha annunciato delle altre per conto di Italia Nostra. Franco Paladino, che ci ha portato delle cose belle, le ha commentate questa volta, bello preciso. Ci ha fatto vedere pure Gustavo Teni, anche se il mio sciatore per eccellenza rimane sempre quel pazzo di Tomba. Perché queste persone un po' particolari conquistano, come ha conquistato Maradona con la sua irregolarità. Grazie a Franco Pietrunti, perché ci hai portato tante cose, poi la tua bella esperienza, tu sei una bella persona. Grazie. E anche poeta, grazie. Di complemento. Ha scritto una volta una poesia sulla mamma, così molto bella, l'ho apprezzato molto. Sì.
Complimenti a te, sei una bella persona che si dedica anche ai campi, l'orto, mi pare, vero? Come no? C'ho un... Dottore, fa bene l'orto, vero? Certo, fa benissimo. C'ho l'orto e c'ho due vigneti. Ma fa benissimo sia per l'attività fisica che svolge, sia perché poi mangia roba sana. Quindi due volte. Sì. Michele Carrocci invece è uno sfaticato, l'orto non se lo fa. Assolutamente no. È vero? C'ho tutto il terreno abbandonato. Pur abitando in una bella villa, c'è il terreno incolto e non fa l'orto. Aspetto amici che vengono a coltivare. No, non aspetto a me che io c'ho da fare. Altre cose, però io curo il mio giardino, quindi già mi va bene. Allora amici, Michele studia per la settimana prossima e se ti riesce preparami un altro piccolo itinerario turistico come quello della settimana scorsa, lo accoglierò a braccia aperte, magari porteremo anche a Gianni Spallone. A disposizione. Ah, l'ultima cosa, in un minuto. Sì. Stamattina c'è stata una cosa carina proprio a Ferrazzano. Sei dimenticato. No, paese io tuo. Però non perché quando parlo di Ferrazzano, insomma, sembra che parlo di cose familiari. Insomma, stamattina c'è stata una bella manifestazione in ricordo praticamente dei morti in America nel 1900 in miniera, 1906-1907. Questa manifestazione poi è stata corredata da due altri eventi bellissimi, perché c'è stato prima un concerto del nostro Palladino, che insomma Tiziano Palladino, che ormai sta diventando un professionista, credo, di fama nazionale, insomma, nel suo settore. Poi è stata accompagnata da un'altra proiezione di fotografie di alto livello, sia di valore, diciamo, fotografico, ma soprattutto di contenuti, da parte di un signore che si chiama, io non lo conosco, non lo conoscevo. Non lo ricordo, bellissimo, che riguardava praticamente un suo reportage fatto a Lampedusa. E naturalmente tutto quello che riguarda. Soffermati sull'ultimo corto. E poi c'è stata la proiezione di quel cortometraggio di Robert De Niro, lì sempre in America, laddove sbarcavano praticamente i nostri emigrati, insomma, nei secoli scorsi e anche all'inizio del secolo, fino insomma agli anni 50. È veramente toccante, perché non perché l'abbia fatto lui, ma insomma è stato lui è interprete De Niro di questa non cosa è uno a livelli suoi, in un ambiente che è l'unico che forse non è stato ristrutturato, quindi si presta molto, da un grande regista, da un grande professionista della fotografia, e credo che sarà uno dei video cortometraggi insomma più veduti al mondo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché è una cosa straordinaria e attuale. Cioè, ricordiamo ci fa anche capire bene. D'Ambrosio, che sì, Antonio che praticamente con la sua associazione è stato lui l'organizzatore insieme al Comune di Ferrazzano, e lui ha curato la mostra insomma con l'Arturo Giovannitti, l'associazione. Grazie, che lui presiede. Quindi è stata una bellissima manifestazione, mi dicono che una delle tante chiudere. Belle manifestazioni che si fanno a Ferrazzano, e credo che insomma bisogna rendere merito a chi le organizza. Grazie ancora ai nostri ospiti, ma grazie soprattutto a voi che anche questa settimana ci avete seguito con tanta simpatia. Appuntamento domenica prossima alla stessa ora, poi il 20 e poi per una settimana andiamo in vacanza, ma poi torneremo appena dopo Natale. Allora, domenica prossima 13, poi il 20, poi andiamo in vacanza e poi ritorniamo per la Befana. Sigla.